Un'intervista abbastanza recente, avevi detto che l'ultimo anno tuo era stato il migliore, forse dal punto di vista artistico, ma uno dei peggiori dal punto di vista umano. Ho avuto un po' di ansie personali, però piano piano con l'aiuto del lavoro, dell'album, della musica in generale ne sto venendo fuori. Ti faccio una domanda collegata all'ultima traccia del disco. Ok. Produci, consuma, alzati e fattura. È molto milanese come parla. Abito a Milano da 10 anni, quindi Esatto. automaticamente il mio linguaggio è anche diventato un po' milanese. Nel pezzo racconti comunque di come rialzarsi. Al Pacino, l'avvocato del diavolo, dice che o la pressione ti distrugge o ti rialza. Milano ti ha aiutato a rialzarti? Assolutamente sì, mi distrugge e mi rialza comunque sempre. Secondo me ci si distrugge per rialzarsi, ecco, se, ogni giorno. Ogni giorno. Questo progetto nasce da un vostro rapporto ritrovato, diciamo. Ci piacciamo musicalmente e artisticamente, abbiamo ritrovato un attimo anche il tempo di beccarci, di fare della musica insieme. Si è creata anche una situazione in cui ora abbiamo una struttura discografica che ci permette anche di prenderci magari una settimana per chiuderci in studio. Cosa che magari in questi anni non abbiamo avuto. E poi anche altri motivi legati al sound che adesso ti dirà il buon DJ Assolutamente sì, cioè è una cosa che si doveva fare, ce lo dicevamo, ma mai in un modo veramente ok. Qualche tempo fa abbiamo detto, bro, accendiamola, è deciso, fine chiuso, arrivederci. Quindi quando vi siete separati, diciamo, non avevate litigato o altro, cioè era capitato così. Tendenzialmente non ci siamo mai separati in un modo. Io me ne vado, ok? È sempre stato, ci becchiamo in giro, beh, oh, guarda, dobbiamo farlo prima o poi, prima o poi, prima o poi. Alla fine, prima o poi diventa ora, right now, perché quando è il momento adatto lo annusi, lo sai, è così. Volevamo sapere un attimo come è stato realizzato questo disco, insomma, un po' come è stata la lavorazione. Totalmente naturale, nel senso che la cosa funziona, no? Gli do delle idee, un attimino valuta, sente dei suoni, delle vibes e poi boom, scrive. Quindi ci siamo sì chiusi in studio, ma è stato un processo totalmente, totalmente smooth, tranquillo, proprio liscio come l'olio. Anche come tempi, è stato veloce, Guarda, diciamo. come tempi in realtà sei stati una settimana in studio a fare il disco. Avevo qualche idea. Sì. 7 giorni per 7 tracce è Sì, io un lavoro così. ritmo. Però calcolo che poi in tutto il tempo, magari in tutto questo anno, ho avuto modo di ragionare su cosa scrivere. Io lavoro molto così. Quando non scrivo penso a cosa scrivere e quando scrivo ci metto un attimo. È uguale sciocca con la musica. Cioè la parte finale realizzativa è solo il culmine. È tutto il resto della vita, no? Che è creazione, stimolo e tutto il resto. Sono 20 anni in 20 giorni. Sbaraboom. Domanda per Sciocca. Te che hai lavorato con tanti MC, com'è lavorare con i noti rispetto ad altri? È più impegnativo? È più facile? È più difficile? Dal punto di vista strettamente musicale è una passeggiata perché lui capisce il mio sound, io capisco le sue lyrics e andiamo dritti. Dal punto di vista umano anche, nonostante in certi momenti diventi un po' ingestibility, ma un po' tutti e due alla fine, quindi va bene così, va bene così. Anche il bello della diretta, no? Ho una domanda per tutti e due. Qual è stato il momento in cui tu, Inoki, hai sentito un suo beat e hai detto cazzo, ha spaccato? E quando è che tu, Shock, hai sentito il testo di Inoki che rappava e hai detto qui ha spaccato? Vabbè, io ogni volta che sento i beat di Sciocca sinceramente mi spaccano, però quando abbiamo fatto Veterano ci siamo resi conto che avevamo molte cartucce da sparare, che quel tipo di sound poteva essere fatto anche oggi, quindi ci siamo messi lì e abbiamo cartellato come le merde. Questo qua è un disco che possiamo dire che è al 50% proprio. Assolutamente sì, senza dubbio. Ognuno ha il suo ruolo, lui fa la musica, io non metto becco, io scrivo le parole, lui non mette becco. Ovviamente nella grafica e tutte le altre cose ci ha aiutato Asian Fake, la struttura con lo studio, con i grafici, eccetera. Però ecco, ognuno ha il suo ruolo, quindi più che un 50-50 è un 100-100. Dal punto di vista musicale anche ci sono una marea di influenze. Le due cose più palesi è il pezzo di Samba che omaggia il ritornello e So Fresh and So Clean omaggiata nel pezzo con Gemitaiz. Volevamo sapere un po' quale dovrebbe essere il background musicale che dovrebbero avere gli ascoltatori per poter apprezzare tutte queste cose qua al meglio. Pericolosa, bellissima la domanda. Nella mia testa, attenzione, poi non so se si traduca in realtà, vorrei che il nostro disco avesse molteplici chiavi di lettura e livelli di accesso. Vorrei che fosse accessibile e chi vuole approfondire, chi ha il knowledge, più strumenti per decifrarlo, arrivasse ad una comprensione sempre più profonda. Però è quello che mi auguro io. Non lo so se poi accade, ma la mia idea, la mia missione è questa quando faccio un disco. Lo faccio senza mani,
stile come barra. È molto, è molto ampia a livello interpretativo. Tu cosa volevi dire? Volevo dire che sono forte, che lo so fare il rap. Cioè, volevo mettere in chiaro subito sta cosa, la prima traccia, perché tante volte la gente si permette di dirmi che sono vecchio, che sono monoflow, robe del genere. Gente che comunque la maggior parte delle volte non sa neanche di cosa sta parlando. Quindi comunque ci tenevo a mettere in chiaro questa cosa. Quando mi mettete in studio, non avete magari una referenza di dire, ok, magari voglio fare... C'è, ma non faccio play, c'è. Ci guardiamo un attimo, boh. Quella ce l'ho con me stesso. Cioè non serve metterla in play e riprodurla. È qui, cioè è talmente radicata. Però la musica reciproca, nel momento in cui non avete lavorato insieme, ve la ascoltavate? Beh, certo, cioè, è diverso. Anche perché nel tempo abbiamo fatto dei fottuti classici, mi secca dirlo, che bro, ogni live, boom, 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 oppure quando faccio DJ set. Restando sul brano Sorelle che citavamo prima, è un brano intenso come testo e soprattutto perché parliamo di rap, che è un genere che per anni è stato un po' attaccato, diciamo, non so se giustamente o meno, di discriminazione alle donne e quant'altro. Tutti dovrebbero farlo, dovrebbero chiedere scusa. Cioè, mi ricordo gli americani quando facevano queste cose qua, mille anni fa, prima chiedevano scusa. C'era uno che, non mi ricordo chi, faceva un live e diceva scusa, dava una rosa a tutte le donne prima. Cioè, scusate, adesso faccio un pezzo in cui vi dico delle cose, no? Invece questi vanno proprio dicono cose no sense. Ho capito che l'ego trip, no? Devono sentire il loro ego forte, però è no sense. Quindi tutti un po', direi, dovrebbero un attimo rivedersi su questa cosa. 4 lire, c'è un concetto nel testo che è quello del keep it real, che è molto radicato in quel pezzo. Secondo te, perché oggi è completamente andato a svanire nelle nuove generazioni come concetto? Non lo so, ma forse è stata colpa anche di molti miei coetanei che non sono stati bravi a trasmetterlo ai ragazzi più giovani. Può essere che si sia persa un po' la cognizione della realtà, perché c'è molto internet, molto telefono, cioè puoi sembrare di essere un po' chi vuoi sul telefono, poi magari nella vita reale se uno esce di casa. Quindi si è perso per questo, perché ognuno può credere di essere quello che vuole, in realtà poi sei quello che sei veramente. Quindi keep it real, secondo me, è alla base. Comunque è come siamo cresciuti noi. L'hip hop ci ha trasmesso quello di essere veri prima di tutto, anche nella tua follia, anche nel tuo essere non coerente, controverso con te stesso, però essere vero. Soprattutto, esatto. Secondo te non è anche concentrato nel fatto che il rap oggi non cerchi più di dare un messaggio e sia solo un'imitazione? Mi viene in mente quanti artisti fanno finta di appartenere alla cultura, passano il termine, delle gang, dei blood. Se Crips non sai che sono nati a Balsamoggio, non so che cioè, comunque sì, dai, cioè, fa ridere quella cosa di parecchio, anzi, fa parecchio ridere. Cioè, un conto che fai un balletto, una coreografia, siamo tutti vestiti uguali, ok, figata, ci sta. Abbiamo anche tutti la bandana rossa, gialla, verde, blu. Ci sta a livello artistico, creativo. Ma a livello di gang, boh, non lo so, magari è vero, magari sono una gang, io non lo so, perché io non faccio parte del mondo delle gang. Sono uscito dal ghetto, fra. Quindi non lo so, la mia risposta è non lo so. Tornando invece indietro un pochino nella tua carriera, tu hai avuto una decina di anni dove eri veramente al centro della scena, diciamo fino al 2007-2008 eri proprio il fulcro della scena, un po' per la città di Bologna dove vivevi, un po' per i tuoi dischi che facevi al momento. Fino a che non sei entrato in Asian Fake, sei stato per scelta direi al di fuori della scena musicale. Sono rimasto underground, ho fatto dei progetti fatti a mano, perché non mi sentivo assolutamente parte di quello che succedeva, né come suono, né come messaggi, né come concetti. A un certo punto, dal 2006-2007 in poi, tutto quello che usciva non mi rappresentava. Cioè, non mi sentivo parte di quella cosa, preferivo andare ai rave. Mi sentivo più a casa a una serata techno, perché l'hip hop a un certo punto ha preso una piega talmente tanto club, talmente tanto commerciale, bling bling, cioè un po' sì, ma era diventato solo quello, capito? Quindi non trovavo più la linfa vitale di cui ho bisogno per poter essere creativo, e quindi mi sono tolto, finché ho iniziato a ritrovare un po' la mia dimensione, un po' con la fine della trap. Quando ho iniziato a finire la trap, ho iniziato a interessarmi di nuovo il sound, l'ambiente, i messaggi, i concetti. Cioè mi sento più vicino a un concetto di Rondo da Sosa piuttosto che un concetto di Sfere Basta. Per quanto sono lontani da me tutti e due, mi sento più vicino a un Rondo, a quello che dice un Rondo. Non credete che adesso ci sia un po' un revival dell'hip hop un po' più nelle sue radici, comunque anche dal punto di vista, a me, io ho apprezzato molto la presenza degli scratch in questo disco, che comunque è una cosa che
ho visto anche altri artisti molto mainstream che avevano completamente abbandonato, adesso riprendere un pochettino. Volevo sapere dal tuo punto di vista, Sciocca. Beh, è un po' quello che dice lui, nel senso che questa cosa che è culminata con la trap resterà, ma l'esplosione è già avvenuta. Quindi, automaticamente arriviamo alla tua domanda. Se una cosa un pochettino decade, qualcos'altro o torna o si ingrandisce. O nasce. Ed eccoci qua pronti, brother. Io non ho mai smesso di fare gli scratch. Sono cicli. Adesso sono cose che ritornano ad avere importanza. Fatti in un certo modo. Tornano anche in dischi di spessore commerciale, tipo quello di Jake La Furia. Io non ho mai smesso di farli. La vita e la musica sono fatte di cicli. E adesso al ciclo dove tutte queste cose qui compaiono anche in cose un pochettino più mainstream. Questo disco è un pezzo unico o ci sarà un sequel? Ci guardavano e hanno detto, ma ne abbiamo fatte sette, ma perché non facciamo altre sette? Cioè, ci abbiamo pensato, un'altra settimana ci chiudiamo in studio. Sì, con quella velocità che avete. Sì, bisogna un attimo intanto vedere come va questo qua, bisogna vedere come va questa esperienza che faremo ora, come andrà il tour, come andrà il supporto della gente, insomma se la gente ci darà supporto probabilmente lo faremo ancora. Qual è il messaggio più profondo che volevate trasmettere con questo disco, quando l'avete lavorato? Qual era l'obiettivo, se c'era un obiettivo? Non c'era. I messaggi c'è quotidianamente, mi arrivano in testa. Vedi, ogni canzone c'è un suo messaggio, no? E i messaggi, in ogni barra c'è un messaggio, alla fine, come in ogni beat c'è un messaggio musicale. Quindi non c'è proprio un messaggio, un concept. Capito? Più una roba fatta così. Ogni pezzo ha il suo, ok, ci siamo. Ma il messaggio generale del disco è siamo qui nel 2022 per rockare legit, cioè per pompare e essere noi e solo noi al top della nostra forma. Mi sembra gang shit. Gang shit, word.